Ci troviamo nello studio El, che fu del grande regista Ettore Scola e che racconta il suo grande sodalizio con lo scenografo Ligeri, e dove loro lavoravano, passavano il tempo, educavano i nuovi giovani e dove hanno realizzato dal 1966 fino al 2013 dei grandissimi film che poi tutto il pubblico ha potuto vedere. Questo studio rientra nel patrimonio museale del MIAC e rientra appunto in un progetto di acquisizioni via via di siti storici, di restauri di oggetti scenici e di nuove fotografie, di nuovi rapporti anche con il mondo dell'arte che abbiamo implementato in questi giorni a Cinecittà. Adesso si riapre, è stato vivo per tanti anni, adesso si riapre come spazio espositivo, però speriamo che, siccome le testimonianze di tutto il lavoro che c'è stato qui è visibile, è percepibile, speriamo che non abbia solo un valore appunto di memoria, ma possa essere invece fare da spinta propulsiva per un cinema che torni a raccontare di più la realtà e a farlo forse con un po' più di modestia e pensando più al lavoro artigianale che non a quello artistico e narcisistico. Le novità dell'area museale sono nello specifico delle foto molto belle di Vanessa Beecroft e un video che lei ha realizzato per una performance che ha fatto l'altro anno, Site Specifica, al Teatro 5, che fu di Federico Fellini a Cinecittà e che si ispirava anche alla Città delle Donne. Abbiamo poi recuperato nuove fotografie di Anna Di Prospero che raccontano le stazioni, 8 stazioni delle nostre città, e quindi raccontano un po' il nostro paese insieme alle foto dell'Archivio Luce. Questo spazio culturale è molto importante per Cinecittà, è molto importante preservarlo, perché da un lato c'è il rappresentato e raccontato il lavoro, e infatti è contiguo con lo laboratorio di sviluppo della pellicola che si è riattivato da quest'estate, che può essere anche visitabile, ed è un luogo che racconta appunto la cultura del nostro paese, il nostro cinema e anche la commistione tra arti diverse. Il museo all'interno di Cinecittà, grazie alla presidente Chiara Sbarigia, ha rivisto una nuova vita, per cui c'è stato un restauro di quello che erano opere e acquisizioni del passato, ma soprattutto nuove acquisizioni che hanno un volto e una chiave diversa, vogliono parlare di artiste donne e artiste contemporanee. Questo è importante perché questo è il centro Cinecittà, è il centro comunque dell'audiovisivo e dei cinema, è il racconto del grande passato che il nostro paese era, di quello che è oggi e di quello che in futuro sarà. Per cui questo è solamente uno dei passi che stiamo mettendo a terra, i prossimi saranno legati a una serie di foto e ritratti di grandi artisti contemporanei legati al cinema, perché riteniamo comunque che è fondamentale sia partire dalle nostre origini. Qui addirittura abbiamo una parte dedicata alle pellicole con macchine anni 70 che tutt'oggi riescono a produrre quello che è la magia che poi vediamo negli schermi, hanno iniziato qualche mese fa con film che sono andati anche a Venezia, e poi vogliamo comunque far crescere questo museo per poterlo far diventare sempre più centrale anche nelle visite delle persone e dei turisti che vengono a Roma per raccontarci.